La deputazione, chiedo scusa per la voce, inaccettabile, ha deliberato di attrezzarsi sul piano tecnico di fronte ai nuovi scenari che si prospettano con l'aumento di capitale della banca e quindi abbiamo nominato un advisor finanziario e anche per la parte legale ci siamo premuniti per prendere in modo argomentato e consapevole tutte le decisioni. Sarà decisivo il Consiglio di amministrazione domani della banca? Beh, dal Consiglio di amministrazione dovrebbe uscire qualche informazione tecnicamente più precisa sull'ammontare dell'aumento di capitale e in generale sulle prospettive di sviluppo anche del piano da presentare alla BCE. Quali sono i pro e i contro nell'aderire o meno all'aumento di capitale per la Fondazione? Beh, diciamo che sono due scelte difficili, entrambe, perché in un caso se aderiamo all'aumento di capitale c'è il problema che andiamo a concentrare un po' di patrimonio in più nella banca e questo può creare alcuni problemi, comunque deve essere autorizzato dal Ministero dell'Economia. Se invece non aderiamo al patto emergerà una perdita sulla partecipazione perché non riusciremo senz'altro a vendere al prezzo di carico delle azioni MPS e si diluisce la partecipazione fino a diventare irrilevanti. Quindi sono due scelte molto comunque difficili. Ci sono soluzioni intermedie, ma proprio per questo siamo avvalsi anche di un advisor finanziario.